Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e benvenuti di nuovo a questo incontro per l'analisi della nostra tappa 3 di L'Europa che vorrei del progetto EduGame. Temporeggio come al solito qualche momento per consentire a tutti quanti di accedere e per avviare i lavori di questo pomeriggio, di questo nostro webinar pomeridiano. Volevo rassicurare quanti non potranno esserci oggi in ascolto che l'incontro di oggi pomeriggio viene registrato e che al solito, come facciamo normalmente, Fabio avrà cura di caricarlo su piattaforma e sul forum e quindi avrete modo di vederlo, di riascoltare il contributo che oggi sarà dato dal nostro professore Raffaele Colaizzo, che saluto e che ho il piacere appunto di avere incontrato oggi pomeriggio, proprio perché il professore Colaizzo, come voi sapete, l'avevo comunicato anche nella mail, si è occupato dell'analisi delle proposte che ciascuna classe ha inserito all'interno della piattaforma Sicilia Partecipa, appunto portando il proprio contributo per la tappa 3 sull'Europa che vorrei. La restituzione dei risultati di oggi per noi è una restituzione molto importante perché tutti quanti voi eravate stati invitati ad ascoltare al link della piattaforma il video del professore Colaizzo che ci aveva dato tutte le indicazioni sui contenuti, diciamo, che avremmo dovuto attenzionare per redigere le proposte. E a questo punto penso che i docenti si stanno ancora registrando. Vedo ancora l'inserimento di nuove registrazioni. Comunque ho il piacere di comunicarvi che, come era stato preannunciato, vi riconfermo che le proposte migliori, che il professore Colaizzo riterrà, insomma, di maggiore rilevanza, di maggiore importanza rispetto alle priorità dell'Unione Europea, potranno essere da voi valorizzati ancora di più, magari rivisti, riarticolati, per poter poi a loro volta queste proposte essere inserite con i vostri riferimenti, quindi con i riferimenti dell'istituto e della classe, nell'ambito della piattaforma della conferenza sul futuro dell'Europa. La conferenza del futuro dell'Europa, come voi sapete, è una piattaforma multilingue, molto articolata, che ci consente appunto di manifestare le nostre opinioni sull'Europa che vogliamo e che è un grande esercizio di partecipazione democratica alla quale possiamo partecipare tutti quanti noi che stiamo portando avanti questa iniziativa del progetto EduGame proprio attraverso queste proposte che saranno riviste, riarticolate, rianalizzate, ulteriormente valorizzate direttamente da voi e inserite sulla piattaforma perché possano diventare dati per la costruzione di un dialogo con altri cittadini europei, perché come sapete la piattaforma della conferenza sul futuro dell'Europa consente a tutti i cittadini europei di tutti i 27 paesi membri di accedere e di proporre di indicare quelle idee, quelle proposte sull'Europa che vogliamo. Un esercizio di democrazia per noi europei molto importante, che vedrà la partecipazione della Commissione e del Parlamento come soggetti istituzionali che a loro volta analizzeranno le proposte che saranno inserite per poi portarle, diciamo, in termini di contenuto nella valorizzazione del sistema istituzionale. Bene, penso che a questo punto credo di poter senz'altro passare la parola al professore Raffaele Colaizzo per la restituzione appunto rispetto all'analisi che ha effettuato sulle proposte che sono state inserite e per quanti non sono riuscite ad inserire le proposte, sappiate che le proposte che sono state inviate per mail verranno girate anche in questi prossimissimi giorni per quelli che non le hanno
consegnato in questo preciso momento al professore Colaizzo, perché ancora una volta possa dare anche su queste proposte che saranno presentate, possa fare una valutazione, insomma, un'analisi di queste ulteriori proposte. Professore Colaizzo, le passo la parola, grazie e buon Grazie proseguimento. Marta, buongiorno a tutti. Allora, il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di leggere con attenzione tutte le proposte che sono pervenute. Vi ringraziamo naturalmente del lavoro e dell'impegno che avete messo. Abbiamo provato innanzitutto un po' a classificare le proposte. In particolare, ricordate come nei fondi 2021-2027 noi abbiamo cinque grandi obiettivi dei fondi per la coesione, ne abbiamo parlato in nostro precedente incontro virtuale. La gran parte delle proposte erano effettivamente attinenti, rispondenti ai vari obiettivi, con qualche piccola eccezione. Diciamo, in qualche caso, diciamo, le classi, i gruppi di ragazzi hanno preferito esprimersi, diciamo, su materie differenti, anche in questo caso devo dire, toccando degli argomenti di particolare interesse. Le proposte che abbiamo ricevuto sono 43, la gran parte delle proposte fanno riferimento a due obiettivi strategici. L'obiettivo strategico 4, che è quello relativo all'Europa più sociale, dove si tratta in particolare di lavoro, di occupazione, di formazione, di inclusione sociale, e qui abbiamo avuto 15 proposte, che sono più di un terzo del totale. E l'altro obiettivo su cui si sono concentrate, diciamo, le proposte è l'obiettivo strategico 2, che è quello in sostanza dell'Europa verde, e quindi che tocca gli argomenti relativi alla cosiddetta transizione ecologica, all'uso ottimale dell'energia, alla biodiversità, alla mobilità sostenibile. Un numero minore di proposte, che naturalmente non significa che siano meno interessanti, al contrario, un numero minore di proposte ha riguardato l'obiettivo strategico 3, che è l'obiettivo della mobilità, delle connessioni fisiche, e quindi parliamo sia di mobilità regionale, sia di mobilità con le grandi reti nazionali e internazionali. Qui abbiamo il 12% delle proposte. Abbiamo l'obiettivo strategico 5, che è quello dell'Europa più vicina ai cittadini, che considera le questioni, le tematiche di natura maggiormente territoriale. E abbiamo infine delle proposte, tre proposte che riguardano l'obiettivo strategico 1, che è quello che riguarda la cosiddetta Europa più intelligente, dove i temi sul tappeto sono la ricerca, l'innovazione, le connessioni digitali. Quindi già, insomma, da questa prima rappresentazione, evidentemente, diciamo, nella percezione dei ragazzi ci sono delle priorità che riguardano in particolare l'inclusione, l'Europa sociale, l'occupazione, la formazione, e dall'altra parte le tematiche legate alla transizione climatica e ambientale. Ops. Scusate, ecco. Sì. Raffaele, puoi gestire le Sì, slide? avevo Ok, premuto, diciamo, un pulsante sbagliato. Bene, è importante naturalmente per seguire bene, diciamo, questa restituzione che ricordiamo quali sono questi grandi cinque obiettivi strategici. Già li ho ripresi, ma è importante, ripeto, conoscerli bene. C'è l'obiettivo 1, che è quello dell'Europa più competitiva e intelligente attraverso una trasformazione economica innovativa e intelligente. Abbiamo l'obiettivo strategico 2, che è quello dell'Europa verde, quindi resiliente, più verde, a basse emissioni di carbonio. Abbiamo l'obiettivo 3, che è quello dell'Europa più connessa, abbiamo detto mobilità regionale, mobilità alle grandi reti. L'obiettivo strategico 4, che è quello dell'Europa più sociale e inclusiva, l'obiettivo strategico 5, che è quello dell'Europa più vicina ai cittadini, e quindi, ripeto, con un focus specifico
di natura territoriale. Come abbiamo detto nel nostro precedente incontro, anche se virtuale, i grandi obiettivi strategici dei fondi 2021-2027 poi sono articolati nei regolamenti dell'Unione Europea in obiettivi specifici e agli obiettivi specifici sono poi associate le singole azioni, cioè i gruppi di progetti sostanzialmente. Questa articolazione, la programmazione è sempre opportuno tenerla presente. Ecco, di che tipo di proposte si tratta? Sostanzialmente potremmo classificarle in tre grandi categorie. C'è la categoria delle visioni, dove la proposta riguarda in sostanza un'immagine del futuro che noi desideriamo, che i ragazzi che hanno scritto le proposte desiderano, che immaginano per la nostra società, da ottenere ovviamente attraverso un nostro sforzo comune. Ad esempio, Green Europe, il mondo che vorrei, dice: l'Europa è un paese ricco di giovani, di speranze e futuro, tutto ciò non basta per renderlo sostenibile e da qui fa discendere delle conseguenze in termini di politiche, in particolare per la sostenibilità ambientale, per la transizione ecologica. Questa è una visione perché dà un'immagine generale del futuro che desideriamo. Le visioni vanno molto bene, ovviamente, ma devono poi essere anche attuate attraverso programmi e progetti. I programmi, in particolare, sono basati su strategie e identificano delle priorità, delle linee di azione che declinano, che implementano, che attuano le visioni. Ad esempio, abbiamo parlato nei nostri incontri precedenti, virtuali, di programmi regionali o di programmi nazionali. Ecco, quelli sono programmi che definiscono delle priorità, degli assi di intervento che appunto attuano una strategia e una visione. La terza tipologia di proposte riguarda progetti. I progetti sono le iniziative più puntuali, potremmo dire, ovvero le realizzazioni concrete che in base alle visioni ed in base alle priorità che sono state inserite nei programmi, fa materialmente le cose. Ad esempio, il recupero di un bene culturale, la riqualificazione di una costa specifica sono progetti. Ecco, non possono esserci visioni senza progetti, perché sarebbero libri dei sogni, ma allo stesso modo non ci possono essere dei progetti senza visioni, perché sarebbero delle iniziative scollegate dall'immagine del futuro che noi abbiamo e quindi alla fine inefficaci ed inutili. Quindi c'è bisogno di tutti e tre questi passaggi: formulare un'immagine di quello che desideriamo, capire come questa visione può essere attuata attraverso priorità, attraverso strategie, ad esempio una strategia di transizione ecologica, come abbiamo detto, o di transizione digitale o di inclusione, ed infine tradurre queste strategie e questi programmi in iniziative concrete, in progetti concreti. Ecco, direi che anche in questo gruppo di progetti che abbiamo esaminato, vi sono alcuni ragazzi che hanno sviluppato delle visioni, altri che hanno sviluppato dei programmi, altri che hanno sviluppato dei progetti. Ad esempio, sempre per uscire dall'astrazione, la realizzazione di un forum regionale online con sede fisica a Palermo per la ricerca di personale qualificato, cioè in sostanza un punto di incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro che viene proposta da un'iniziativa chiamata dal titolo Forum Giovani per la Ricerca, è un progetto, cioè è una realizzazione concreta che io realizzo in un determinato luogo attuando un programma, ad esempio, di miglioramento dell'occupabilità dei giovani. E che fa parte anche questo programma, che fa parte di una visione che riguarda un'immagine desiderata di futuro in cui le nuove generazioni e in generale, diciamo, le persone trovano un'occupazione dignitosa, regolare e coerente con le loro competenze e con le loro aspettative. Ripeto,
non ci possono essere visioni senza programmi e senza progetti, non ci possono essere progetti che non rispondano a programmi e a visioni. Tutti e tre questi momenti sono fondamentali e quindi è importante che proviamo in un certo senso nel nostro sforzo di proposta a sviluppare in tutti e tre questi momenti. Adesso vediamo un pochino più da vicino come sono state articolate le proposte. Abbiamo detto sulle le proposte sull'obiettivo strategico 4, l'Europa più sociale, sono particolarmente numerose. Come sono distribuite all'interno di questo grande obiettivo strategico? 6 proposte riguardano l'inclusione sociale e quindi intendiamo con queste tutte le iniziative che migliorano la cosiddetta coesione sociale e che migliorano la condizione di gruppi o di persone svantaggiate e quindi riducono la distanza di benessere e di qualità della vita delle persone e dei gruppi sociali. Ad esempio, la proposta dell'Europa che vorrei, migrazione, dice l'Europa che vorremmo è quella che tuteli le persone che migrano sui nostri territori dando loro degli incentivi monetari dal momento in cui sbarcano sull'intero territorio europeo. E quindi si fa carico la proposta di immaginare una società accogliente che utilizza queste persone. Diciamo, qui c'è una duplice dimensione che va sottolineata. C'è la dimensione dell'accoglienza, ma c'è anche la dimensione dell'economia, nel senso che parliamo di persone che poi diciamo, operano e lavorano attivamente, producono ricchezza nei nostri territori. Istruzione e formazione è un altro tema dove possiamo classificare diverse insomma, delle proposte ricevute. Questo è naturale perché diciamo, fa parte della realtà del mondo. Dei ragazzi che hanno preparato le proposte. Ad esempio, la scuola che vorrei dice: vorremmo strutture scolastiche più adeguate ed ecosostenibili, una didattica più digitalizzata, una politica di rinnovamento e di svecchiamento del personale scolastico con docenti più vicini alle esigenze degli allievi. Questo io l'ho citato, insomma, spero che i professori non ti offendano, però è una percezione, non tanto di professori più giovani, ma di una didattica certamente all'altezza dei tempi. D'altra parte è una percezione dei ragazzi e quindi va rappresentata. Nell'ambito di questo obiettivo strategico, dell'Europa più sociale ricadono anche delle segnalazioni che riguardano la salute, ovvero la buona organizzazione del sistema sanitario, che riguardano le pari opportunità, e su questo tra un attimo ci soffermiamo, che riguardano la cultura per l'inclusione, c'è questo passaggio che io cito qui di questo progetto United in Diversity, che dice la perdita della memoria, delle lingue dialettali, la mancata attenzione verso le tradizioni locali rischiano di far dissolvere il trascorso di questa terra in Sicilia, perdendo così un tesoro culturale immenso. È vero, le tradizioni vanno riprese, difese e anche rilanciate in un'ottica di valorizzazione della cultura e del territorio. Vi è poi una segnalazione che riguarda più specificamente l'occupazione, che è quella, tra l'altro, del forum territoriale come dire, di incontro della domanda e dell'offerta. Sul tema delle pari opportunità, io un attimo vorrei soffermarmi. Naturalmente non voglio dire che è un tema sottovalutato nell'ambito delle proposte, però certamente è un tema che va molto considerato e vi mostro dei dati su questo. Allora, che sono i tassi di occupazione? I tassi di occupazione sono il rapporto fra le persone occupate e le persone occupabili, ovvero nella fascia di età del lavoro. E quindi, per esempio, citare questa percentuale, ad esempio il 25,9%, significa dire che su 100 persone nella fascia di età tra 18 e 64 anni, il 25% ha un'occupazione. Allora, perché vi mostro questo grafico? Perché mostra quanto sia grave il divario dei tassi di occupazione di maschi e femmine, in particolare in Sicilia e devo dire in generale nel sud Italia.
Vedete, la differenza fra tassi di occupazione di maschi e femmine è di 25,9 punti percentuali in Sicilia. Questa differenza è di 19,9 punti in Italia, quindi comunque altissima, e di 11,3 punti nell'Unione Europea. Quindi questo è un problema che riguarda l'intera Unione Europea, ma è un problema che è molto accentuato, molto forte in Italia e specificamente nelle regioni del Sud Italia. Quindi è una priorità assoluta. Sia in termini, come posso dire, etici, sia in termini di contributo all'economia. Stando su questo, vi mostro anche questi dati che riguardano specificamente la condizione giovanile. Ecco, adesso si ricorre molto al concetto di, usando un acronimo inglese, di NEET, che significa Neither in Employment or in Education or in Training, cioè in sostanza di ragazzi che non sono al lavoro, non sono in fase di istruzione, diciamo, non sono a scuola, all'università e non sono in una condizione di formazione professionale. Ecco, vedete che la quota di giovani fra 15 e 29 anni che non lavorano, non studiano e non sono in formazione sul totale nel 2020 è molto alta in Sicilia, avete il 37,5% contro il 23,3% in Italia. Il 3,7% nell'Unione Europea. Anche questa è una emergenza molto grave perché significa risorse attualmente non utilizzate. Naturalmente non parlo soltanto da un punto di vista economico, ma parlo da un punto di vista sociale e personale. Tornando però alla nostra classificazione delle proposte, come vi dicevo, il secondo grande obiettivo strategico considerato nelle proposte è quello dell'Europa più verde, cioè quindi quello della transizione climatica, della sostenibilità ambientale. Qui abbiamo cinque proposte che riguardano l'uso sostenibile delle risorse. Si tratta di proposte, diciamo, un pochino spesso generali che in particolare parlano della necessità di un uso sostenibile, accorto delle risorse per esempio idriche oppure dell'energia. Ad esempio, Green Europe, il mondo che vorrei, dice ognuno di noi può fare la differenza, agendo anche in famiglia, evitando di sprecare l'acqua, fonte di vita, limitandone l'uso quando non è indispensabile, utilizzando depuratori, ma anche raccogliendo l'acqua piovana riutilizzandola. Quindi, magari in forma un po' generale, insomma, si fa riferimento ad una esigenza di salvaguardia delle risorse. Ecco, qui quando parlo di uso sostenibile delle risorse faccio riferimento un po' a diciamo, proposte di questo tipo, che quindi mirano ad un uso accorto, sostenibile delle risorse. Tre segnalazioni riguardano la mobilità sostenibile, è un tema questo molto sentito. Ad esempio, Europa è più verde in Sicilia, fa notare come i treni siano un mezzo di trasporto che potrebbe ridurre l'inquinamento, ma questo settore non è molto sviluppato, i treni non sono affatto efficienti, per un tragitto che un autoveicolo percorrerebbe in un'ora e se ne impiegano due, difficile dargli torto, questo non succede solo in Sicilia, ma anche in altre regioni, ma è certamente una priorità del nostro paese, quello di migliorare il sistema di trasporti ferroviari. Tre segnalazioni riguardano economia circolare, ad esempio l'Oro di Sicilia per una Sicilia sostenibile parla della opportunità di riutilizzare i residui della trasformazione degli agrumi per produzione di energia elettrica, biometano, bioprodotti e nutrienti per il terreno. Questo è un po' il fulcro dell'economia circolare, cioè di riutilizzare i residui di una produzione per alimentare altre produzioni. Lotta a rifiuti e inquinamento, anche qui molte segnalazioni, insomma, ad esempio, sulla necessità di migliorare, di riorganizzare il sistema dei rifiuti, che è una urgenza ancora attuale in molte regioni del sud d'Italia e di contrastare i fenomeni di inquinamento, diciamo, di vario tipo. E quindi anche sull'obiettivo strategico c'è evidentemente molta sostenibilità. Devo dire, spesso prevalgono, come dire, visioni un po' troppo generali, a mio avviso. È interessante questo tema declinarlo anche in termini concreti.
cioè facendo degli immediati riferimenti alla realtà specifica in cui viviamo e al modo in cui rendere questa realtà più verde, come ci chiedono i fondi della coesione dell'Unione Europea. Sull'obiettivo strategico 3, mobilità, abbiamo quattro proposte. Tre riguardano la mobilità regionale, molto sentito il tema dell'inefficienza dei trasporti regionali. Ad esempio, ragazzi che hanno scritto questa proposta, tutti i treni portano a Roma tranne quelli della Sicilia, dicono siamo vincolati dalla lentezza dei nostri trasporti, soprattutto i treni che impiegano le circolare per raggiungere la destinazione, come ad esempio la città di Trapani, che è evidentemente diciamo, il centro della, diciamo, del territorio da cui scrivono i ragazzi, che distano 20 di chilometri dovrebbe essere raggiunta in meno di 30 minuti. Questa è oggettivamente un deficit molto avvertito. C'è anche una segnalazione che riguarda le grandi reti. Noi facciamo, diciamo, la differenza, la fa anche, devo dire, la programmazione europea nel campo dell'obiettivo strategico 3, fra la mobilità regionale e il collegamento fra le regioni e le grandi reti nazionali e internazionali. Entrambi questi aspetti ovviamente sono molto importanti. Sull'Europa più vicina ai cittadini abbiamo quattro segnalazioni, due riguardano in generale i territori sostenibili, cioè la messa in opera di politiche che rendono i territori maggiormente, come dire, lo sviluppo, che rende lo sviluppo dei territori maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale e climatico. E si tratta per lo più di azioni integrate, come ad esempio avviene nell'ambito di questa proposta la Sicilia intelligente, verde, connessa, sociale, vicina ai cittadini, dove appunto si tratta di sviluppare le varie dimensioni della sostenibilità, dell'accessibilità, della digitalizzazione per rendere i territori più vivibili e capaci di crescere, svilupparsi e di produrre benessere e qualità della vita per i cittadini. Una segnalazione riguarda insularità e aree interne, che in Sicilia, come in altre aree, è molto sentito, quella dell'insularità, ad esempio, è una tematica sempre molto presente anche nell'agenda politica. E qui, diciamo, nell'ambito di questo obiettivo strategico, ho classificato anche un progetto, questo sì, un progetto relativo al turismo invernale per la regione Sicilia, che secondo i proponenti dovrebbe essere incentivato attraverso i fondi dell'Unione Europea. Abbiamo infine, infine, dal punto di vista delle segnalazioni, non dal punto di vista della rilevanza, l'obiettivo strategico 1, che è quello dell'Europa più intelligente. Qui abbiamo tre proposte. Una riguarda la digitalizzazione, in particolare c'è una proposta che l'Europa più digitale ed ecologica, la Sicilia più digitale ed ecologica, dove si dice il primo intervento necessario è la digitalizzazione, prima ancora di creare infrastrutture e servizi digitali, è necessario agire sulla popolazione per indurre una consapevolezza e conoscenza digitale maggiore dei cittadini. I ragazzi quindi dicono: certamente c'è un'esigenza di infrastrutture, tutti sappiamo quanto sia grave ancora il deficit di infrastrutture digitali e quindi la qualità delle connessioni, ma c'è anche bisogno di avvicinare le persone all'uso delle tecnologie digitali perché possono veramente diventare pervasive. C'è una poi nell'ambito di questo obiettivo strategico una proposta che riguarda tecnologie e competenze, dove in sostanza viene riconosciuta la correlazione importante fra le nuove tecnologie e lo sviluppo e la qualità della vita. Parliamo di tecnologia anche in questo caso, ma parliamo anche di competenze tecnologiche, cioè competenze rispetto alla produzione e all'uso delle tecnologie. E abbiamo una proposta che riguarda l'innovazione per la competitività. Anche questa è basata su una
visione di transizione digitale, però formula una proposta, un progetto, un'idea di progetto, perché i ragazzi che hanno scritto il progetto Trasformazione Digitale dicono che sarebbe utile creare un consorzio del vino Marsala, cioè un'organizzazione comune di più imprenditori per la disciplina, lo svolgimento di fasi di impresa, e il consorzio venderebbe il prodotto in tutto il mondo tramite una piattaforma online, quindi un'idea di una proposta, insomma, di e-commerce riferita d'altra parte, diciamo, ad una risorsa, ad un prodotto, diciamo, tradizionale della Sicilia. Vi sono anche delle altre, tre altre proposte, diciamo, che non sono attribuibili agli obiettivi strategici, però comunque sono interessanti. Una riguarda le grandi istituzioni dell'Unione Europea, in particolare nel progetto Verso Nuove Sfide. I ragazzi dicono andrebbe ridimensionato il potere del Consiglio dell'Unione Europea a favore del Parlamento e della Commissione. E è una posizione interessante, di cui si dovrebbe discutere, nel senso che, come sapete molto bene, il Consiglio dell'Unione Europea rappresenta gli Stati membri e quindi in qualche modo si fa portatore degli interessi singolari, individuali degli Stati, ma per diventare sempre più Unione, il Parlamento e, dal punto di vista esecutivo, la Commissione dovrebbero, come dire, avere più ruolo. Questa è una visione, certo, ottimistica, diciamo, però, diciamo, una transizione verso una vera Europa, una vera democrazia europea, certamente, diciamo, una proposta del genere, un'idea del genere, almeno voglio dire, la dovrebbe considerare. Un'altra proposta riguarda la democrazia europea. La democrazia non può essere data per scontata perché ha bisogno di cura e protezione, bisogna promuovere la partecipazione, dare agli studenti gli strumenti per compiere liberamente le loro scelte. Insomma, quindi riconosce appunto come la democrazia sia un bene che va tutelato quotidianamente, che non si può mai dare per scontato, come d'altra parte dimostra anche, a mio avviso, insomma, dimostrano le cose a cui assistiamo, diciamo, oggi nella stessa nostra Unione Europea. Una terza proposta riguarda valori e diritti. Sono grandi visioni, ripeto, però io ho piacere a citarle perché sono punti oggettivamente importanti. Qui dicono i ragazzi: un'idea potrebbe essere incentivare l'aumento della produzione nei paesi dove la produzione è scarsa, ma dotati di risorse produttive non sufficientemente sfruttate, e quindi in sostanza si tratterebbe un po', come si dice, di modificare la distribuzione della produzione a vantaggio dei paesi che sono in maggiori difficoltà, sono in condizioni di maggiori vulnerabilità dal punto di vista economico e sociale. Quindi proposte interessanti. Se diciamo, devo esprimere una velatissima critica, non sempre sufficientemente concrete, a volte un pochino troppo generiche. Però, detto questo, delle idee ci sono e quindi se, diciamo, se mi posso permettere vorrei sicuramente incoraggiarvi, diciamo, a proseguire la vostra riflessione, diciamo, la vostra discussione su questi temi, che peraltro avete centrato molto bene dal punto di vista dei temi e dei contenuti. Allora, per concludere, diciamo, questa breve restituzione, vi faccio tre menzioni. Sottolineo che non sono menzioni di merito, ma sono semplicemente dei progetti che un pochino mi hanno, come dire, richiamato l'attenzione sostanzialmente. Quindi è una mia valutazione, una mia, ecco, percezione, non valutazione, una mia percezione soggettiva e assolutamente non una formulazione di graduatorie o di voti. Allora, la prima volta mi ha colpito perché i ragazzi l'hanno scritta in inglese, l'hanno scritta sia in italiano sia in inglese, però diciamo, quindi l'approccio globale, insomma, va riconosciuto, insomma. Spero che non l'abbiate tradotto con Google Translate, ma sicuramente non sarà così.
Però al di là, diciamo, del fatto di esprimersi in inglese, di fare una proposta in inglese, diciamo, la concretezza della proposta è apprezzabile, nel senso che i ragazzi, diciamo, non voglio dire lamentano, ma fanno presente i punti di debolezza del sistema scolastico, in particolare per quanto riguarda le strutture fisiche, per esempio l'assenza di strutture adeguate all'educazione fisica, che per i ragazzi è una cosa fondamentale, no? Dello sport e della crescita fisica, insomma. E chiaramente, diciamo, in strutture scolastiche non perfettamente adeguate, diciamo, questa attività diventa oggettivamente difficile. Anche la carenza di laboratori scientifici è una cosa molto grave, tenendo conto che molte delle nuove competenze richiedono una cultura, diciamo, della sperimentazione scientifica. Viene anche sottolineato, sollevato il punto della maggiore digitalizzazione. Vediamo proprio, insomma, come da questa purtroppo lunga fase di lockdown, come siano o comunque di lavoro in remoto, siano emerse le lacune della nostra rete di connessione. E poi dicono che ai ragazzi bisognerebbe dedicare dei fondi ad eventi, incontri, seminari e in sostanza ad attività che aprono il mondo e che quindi mettono in contatto i ragazzi con realtà anche molto diverse. Ripeto, io la menziono no, assolutamente non per fare delle graduatorie, ma perché ha una sua originalità insieme a una sua concretezza. Una seconda menzione la faccio a questo progetto di economia circolare che non ha usato giri di parole. Io ho evitato di citare la parola che loro utilizzano addirittura nel titolo, però va apprezzata, diciamo, la mancanza di, come posso dire, di ipocrisia, cioè il fatto di chiamare le cose con il loro nome, perché il protagonista della proposta è il letame. Infatti, i ragazzi dicono che l'etame di mucca, capra o asino può essere trasformato in carta e quindi un perfetto esempio di economia circolare. Adesso non entro nel merito tecnico, diciamo così, della proposta, però questi animali mangiano biomassa di basso grado contenente cellulosa, la masticano, la espongono agli zii. Insomma, alla fine il circuito dell'economia, in questo caso, consiste appunto nel riutilizzare i residui dell'allevamento per la produzione di manufatti, che è esattamente il centro, diciamo, dell'economia circolare. La terza e ultima menzione l'ho fatta a questo progetto Un'Europa più solidale, più inclusiva, perché qui i ragazzi mettono insieme un elemento di etica e un elemento di razionalità, perché dicono da una parte è necessario riformare le politiche sull'immigrazione, impegnarsi per una nuova cultura dell'accoglienza per i migranti. L'Africa non deve essere rappresentata come una minaccia, soprattutto noi siciliani, né come un rischio per la sicurezza, e il Mediterraneo non può essere la tomba di chi prova ad attraversarlo in cerca di un futuro diverso. Questa parte etica e di responsabilità però poi si accompagna ad una parte invece di sviluppo razionale del ragionamento, perché dicono la creazione di un'area di integrazione e cooperazione euroafricana è la vera grande sfida per il nostro continente e per essere realizzata deve essere assunta come priorità da tutti i paesi e dall'intera Europa. Questi anni si è sedimentata la convinzione che l'Europa sia il problema e non la soluzione, ma le diseguaglianze crescenti, la povertà e l'esclusione senza contatto e l'insicurezza, la risposta credibile e sostenibile può venire solamente da un'Europa unita, dotata di una governance chiara ed efficace e rafforzando e assicurando il primato del Parlamento europeo. Tra l'altro, è anche scritta molto bene e, a mio avviso, ampiamente condivisibile. Naturalmente, bisognerebbe poi sostanziare questa integrazione e cooperazione. Come dovrebbe lavorare, sulla base di quali scambi, di quale governance. Però, voglio dire, l'idea è, a mio modesto avviso, ampiamente condivisibile. Questa è un po' la rassegna delle proposte. Ripeto, molte buone idee, molto slancio, molta etica. Infatti, inclusione sociale è la prima delle priorità che sono state identificate.
molta sensibilità ai temi della transizione ecologica, e questa è la pars construens. La pars destruens è il suggerimento che vorrei darvi, è di uscire dalla genericità, cioè di individuare sempre visioni e progetti che siano il più possibile concreti e comprensibili. Grazie molto, dottor Colaizzo. Allora, io intervengo intanto per salutare i ragazzi, tutti gli studenti che hanno partecipato, anche i docenti che li hanno affiancati, li stanno affiancando in questo percorso, ma quindi oltre che un sincero ringraziamento per l'impegno che tutti i ragazzi stanno profondendo, stanno mettendo nelle attività di EduGame, un ringraziamento anche al dottor Colaizzo, che ci ha aiutato anche, è stato come dire il relatore, il docente di molte video lezioni su questi temi, e quindi lo ringraziamo per l'entusiasmo e la passione con cui ha accettato il nostro invito e ha contribuito a questa iniziativa didattico-informativa rivolta al mondo della scuola. Grazie per questa analisi, per questa restituzione di questo quadro d'insieme, anche come dire, per il messaggio che ha voluto veicolare ai ragazzi e agli studenti di incoraggiamento ad andare oltre, come dire, a strutturare ancora meglio queste loro visioni, che sono un ottimo punto di partenza, e quindi anche, come dire, l'incitamento che ha dato loro per chi volesse approfondire e proseguire questo lavoro di riflessione con gli altri studenti della stessa classe, per magari approfondire o articolare meglio queste proposte, queste idee. Non so se Marta Ferrantelli, Marta, se sei ancora con noi, perché sappiamo che fra un po' ci devi lasciare, se tu vuoi aggiungere qualcosa prima di scappare via, ma ci sembra molto carino, diciamo, l'invito, cercheremo per quanto possibile di accoglierlo. Per gli studenti che volessero proseguire, approfondire, proseguire questo lavoro di riflessione, insomma, magari cercheremo di riaprire anche la piattaforma, vi faremo sapere le modalità tecniche per chi volesse, come dire, rimettere mano a queste proposte e quindi svilupparle, articolarle un poco meglio e un poco più nel dettaglio. Chi fosse animato da questa buona volontà, cercheremo di metterlo nelle condizioni per farlo. Questo nell'obiettivo di valorizzare al meglio il lavoro che avete condotto, che avete fatto, proprio per renderlo visibile e quindi veicolarlo direttamente, anche veicolare le vostre idee, le vostre proposte, perché no, le vostre visioni sulla piattaforma della conferenza sul futuro dell'Europa, di cui vi ha parlato il dottor Colaizzo nella video lezione, diciamo nel breve video caricato sulla piattaforma attraverso cui avete candidato le vostre proposte, ma link che vi abbiamo riportato anche in questa chat, e che vi invitiamo a visitare, non solo per rendervi conto diciamo, delle proposte, delle idee che sono caricate da tutti i cittadini dell'Unione Europea, ce ne sono tantissime, ma anche per documentarvi, perché ci sono, nell'ambito della conferenza sul futuro dell'Europa, la partecipazione cittadina, oltre che attraverso la piattaforma, è organizzata anche attraverso dei panel dei cittadini che intervengono sulle diverse tematiche che sono oggetto di dibattito sulla piattaforma. Quindi è anche un prezioso strumento per restare informati, aggiornati e documentati sullo stato del dibattito, diciamo, perché c'è proprio una documentazione di sintesi sui lavori di delle diverse plenarie o dei diversi incontri dei panel dei cittadini che sono stati invitati dalle tre istituzioni europee a dare il loro contributo sul futuro dell'Europa. Marta, tu vuoi aggiungere qualcosa prima di andare Sì, via e grazie. prima di salutarci? Sì, grazie Raffaella. Volevo soltanto complimentarmi con i ragazzi, con i docenti che sono oggi, che partecipano oggi a questo webinar, perché in realtà hanno dato un contributo di coerenza. Mi è piaciuta l'espressione che ha utilizzato il professore Colaizzo, che ringrazio enormemente, perché non deve essere stato facile, diciamo, collazionare tutto questo lavoro in un documento unico che poi fa riferimento alle slide che oggi abbiamo visto, che voi avrete l'opportunità di rivedere, perché avrete anche l'opportunità di riascoltare le parole del professore Colaizzo nella registrazione che sarà
inserita in piattaforma, ma potrete anche rivedere le slide per ritrovarvi nei contenuti sviluppati dalle vostre proposte e per la coerenza che avete avuto rispetto al piano di programmazione dell'Unione Europea, quindi rispetto agli obiettivi dell'Unione Europea. Quindi, diciamo, davvero mi complimento con voi per essere riusciti ad ascoltare bene la registrazione che aveva preparato per voi il professore Colaizzo, che voi avete ascoltato nel video che avete ascoltato, era inserito su Sicilia Partecipa, e la coerenza che siete riusciti a dare rispetto agli obiettivi che erano stati indicati. Quindi vorrei complimentarmi. Chiaro che, come ha detto la dottoressa Scordino, Raffaella, sarebbe importante, a mio giudizio, a nostro giudizio, sarebbe importante poter riportare i dati e le proposte che voi avete fatto in un contesto istituzionale ancor più rilevante, che è quello della conferenza sul futuro dell'Europa. Pertanto, se ritenete di poterlo fare, sarebbe importante che alcune di queste proposte, magari che ci segnalerà il professore Colaizzo, potessero essere riviste, comunque riconfermate con un livello di coerenza maggiore, di obiettività maggiore, diciamo, per non essere lasciate generiche, in modo da poterle inserire sulla piattaforma come contributo vostro, diretto e personale. Grazie. Solo questo volevo Sì, puntualizzare, Raffaella. assolutamente. Grazie Marta, assolutamente. Comunque, come dire, una considerazione, insomma, su questa iniziativa che abbiamo lanciato nell'ambito del progetto di assistenza alla Regione Siciliana per l'attuazione della strategia di comunicazione del Fondo Sociale 14-20. Insomma, l'obiettivo era proprio avvicinare i ragazzi a queste tematiche per non farle percepire come distanti, no? Per metabolizzarle. E quindi questo esercizio che loro hanno svolto dopo le prime fasi, dopo la fase di approcciamo dell'Europa, di acquisizione delle informazioni, dopo aver testato le loro conoscenze e ora averle messe, come dire, in gioco, giocando un ruolo attivo, averle rimesse al centro della loro attenzione, insomma, era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati con questa iniziativa, con questo percorso. Far loro digerire e avvicinarli quanto più possibile all'Unione Europea e sottolineando l'importanza che riveste per tutti noi cittadini europei, l'Unione Europea e in particolar modo la politica di coesione, che forse è la politica tra le tante politiche europee, quella più diciamo tangibile, no? Che impatta direttamente sulla vita di noi tutti i cittadini. Quindi, insomma, speriamo di essere riusciti in questo obiettivo. Ci separano pochissimi minuti alla conclusione. Non so se qualche docente o qualche ragazzo stesso, qualche studente volesse magari intervenire, aggiungere o condividere qualcosa. Avete la possibilità di farlo. Se Sì, volete, Raffaella, direi a attivando, quanti mi potete. hanno mandato dei messaggi dicendo che si sono divertiti a fare questa tappa. Quindi mi fa piacere rilevarlo, perché ho ricevuto più messaggi rilevando appunto che si sono divertiti a farlo, a questo lavoro che hanno scritto volentieri e che hanno diciamo, creato dei bei team di lavoro per poterlo fare. Quindi mi farebbe piacere che, per esempio. Questo era anche un altro obiettivo, di stimolare il lavoro, il brainstorming e il lavoro collaborativo tra le classi, in classe, tra gli studenti. Quindi questo era un altro obiettivo del percorso. Ben venga se abbiamo stimolato anche questo. Se i docenti non vogliono aggiungere o non vogliono intervenire, o se qualche studente non vuole intervenire. Forse ci possiamo lasciare qui, ricordando che appunto l'incontro di oggi è registrato e quindi sarà presto reso disponibile sulla piattaforma di EduGame, che non mancheremo di supportarvi per le classi che vorranno farlo in questo lavoro di ulteriore articolazione o approfondimento un po' più analitico delle proposte che avete fatto, sempre con l'obiettivo poi di veicolarle noi come progetto sulla piattaforma. Ovviamente
facendo menzione degli autori, quindi delle classi che hanno avanzato queste proposte, è un modo anche per valorizzare il vostro lavoro, il lavoro fatto finora e quello che continuerete a fare. Quindi se nessuno vuole intervenire, forse la professoressa Laporta, no, stavo guardando la chat, no, quindi se qualcuno vuole intervenire lo faccia, ha l'occasione di farlo ora. Altrimenti magari ci lasciamo. Vi ricordiamo che è in corso la quarta e ultima tappa del percorso EduGame, quindi Cerca l'Europa, trova un tesoro. Questo lo diciamo anche al professor Colaizzo, che non è stato coinvolto nella tappa 4, ma c'è appunto questa caccia al tesoro in cui i ragazzi sono invitati in un'ottica di monitoraggio civico a leggere i dati aperti, a mappare i progetti che sono stati cofinanziati sul territorio siciliano dal Fondo Sociale e quindi appunto la caccia al tesoro si chiama Cerca l'Europa, trova un tesoro, perché effettivamente è un tesoro, l'Europa sa solo coglierne al meglio tutte le opportunità che ci dà e per poterle cogliere le opportunità devono essere ben conosciute, quindi è quella a cui miriamo, dare un livello di consapevolezza magari maggiore di quello che è stato in passato. La professoressa Laporta, i nostri ragazzi hanno lavorato in team e con tecniche di brainstorming, benissimo, ed è proprio questo un ottimo punto, un ottimo aspetto, anche un risultato del nostro percorso. E allora possiamo lasciarci in questa maniera, rispettando i tempi e magari chiudendo qualche minuto prima, se siete d'accordo, grazie a Marta che fa un po' da angelo custode, tecnicamente è la facilitatrice di questa iniziativa, ma noi la chiamiamo un po' un angelo custode, quindi attraverso Marta poi vi faremo sapere come dar seguito alle classi che vorranno proseguire questo lavoro, come dar seguito a questo lavoro di ulteriore riflessione e approfondimento propedeutico poi per l'inserimento delle vostre proposte sulla piattaforma. Raffaello, Se non avete altro da... parlo Prego, Marta. di non abbandonare l'ipotesi di contribuire anche parlandone rispetto alle proposte che hanno individuato, perché magari potranno farlo anche in una fase successiva, a conclusione del percorso EduGame, in occasione di un incontro che speriamo di riuscire a realizzare, e durante quella fase potranno anche portare il loro contributo parlandone e confrontandosi con altri giovani delle classi che stanno partecipando, Assolutamente. quindi di non abbandonare del tutto l'ipotesi di raccontarsi in questa esperienza. Assolutamente. E noi ricordiamo appunto che la tappa che è in corso, la caccia al tesoro, si concluderà il 20 dicembre. E ci riaggiorneremo immediatamente dopo le festività natalizie con un incontro che vi sarà comunicato via mail e attraverso il forum della piattaforma per la restituzione dei risultati della tappa 2, quindi dell'Euroquiz e della tappa 4, comunicandovi appunto le classi vincitrici di queste due tappe, che ricordiamo prevedono dei premi, dei gadget tecnologici per entrambe le tappe. E poi contiamo, e siamo in stretto raccordo con la Regione Siciliana per questo, di organizzare il famoso evento di premiazione, che a questo punto sarà un evento congiunto per l'edizione 1 EduGame, quella dell'anno scorso, e per l'edizione corrente a cui state partecipando voi. Cercheremo di organizzare un evento in presenza ragionevolmente entro il mese di gennaio o la prima metà di febbraio, situazione Covid permettendo, ma non mancheremo di tenervi aggiornati e soprattutto, insomma, non vediamo l'ora di conoscerci in presenza se i limiti, le restrizioni Covid lo consentiranno, per fare questa cerimonia di premiazione e di valorizzazione appunto dell'entusiasmo e dell'impegno con cui i ragazzi hanno affrontato questo percorso, che ci riempie enormemente di gioia ed è insomma una grande soddisfazione per tutti noi. Grazie per averlo accolto così grande entusiasmo. La professoressa Laporta dice: è possibile rientrare su Sicilia, partecipe e vedere le proposte? Allora sì, cercheremo di riaprire, vi manderemo comunicazioni
attraverso il forum, però senz'altro faremo in modo di aprire la piattaforma per i ragazzi che volessero approfondire o comunque tenete conto che è un ambiente collaborativo, quindi le proposte caricate da ciascuno possono poi raccogliere dei feedback, dei commenti, dei mi piace dagli altri, quindi siete invitati anche a ad alimentare questo scambio, ad alimentare questi feedback tra le visioni e le proposte di ciascuno. Quindi faremo in modo di aprire, diciamo che tecnicamente la fase si chiude qui, però come esercizio ongoing, no? Fino a che non chiuderemo, non concluderemo il progetto e non arriveremo alla nostra cerimonia di premiazione, faremo in modo di tenere aperto l'ambiente online proprio come esercizio in itinere per dar seguito a questo. Allora, vi ringraziamo ancora, un grazie di nuovo al professor Colaizzo che per la grande chiarezza, per l'esaustività e proprio per la chiarezza con cui riesce a veicolare nozioni e informazioni magari non semplici, ma lui riesce a renderle chiare e comprensibili, quindi grazie mille. Grazie anche a tutto lo staff, al gruppo di lavoro che sta dietro a EduGame, perché c'è Giorgia Gasbarro, c'è Fabio Ballor. Ci sono tante persone che lavorano, a volte si vedono, a volte non si vedono, ma insomma siamo tanti, siamo un team e quindi grazie a tutti coloro che ci supportano e che ci aiutano in questa iniziativa. Allora, buona caccia al tesoro a tutti, cercate l'Europa e trovate un tesoro e ci riaggiorniamo prestissimo. Grazie, grazie a tutti. Buon pomeriggio. E grazie ancora, arrivederci. E buon Natale se non ci sentiamo e vediamo prima, ovviamente. Tanti auguri e sereno Natale a tutti e ci riaggiorniamo subito dopo le festività per darvi comunicazione degli esiti dei vincitori di tappa 2 e tappa 4. Arrivederci a tutti voi, Grazie a tutti. grazie.